Ma infatti all'inizio, quando io sono venuto fuori nel 2002, qualcuno disse: nuovo Vasco. Scusa Vasco, però non è... nessuno vuole rubarti il posto, no? Bollicine non... allora, non è stato il primo disco che ho sentito di Vasco io. No, cioè in realtà non seguivo il rock, perché ero un pischello di 17 anni, di provincia, e mi piaceva la musica un po' da discoteca, no? Mi piaceva Alessia House. E un po' anche questi miei amici di paese, uno di questi, che ricordo benissimo, si chiamava Fabio, mi portò a vedere Vasco, a San Siro. E quindi fu una di quelle cose che sicuramente mi hanno cambiato, perché non sapevo niente, ero un po', ero veramente, come si può dire, orfano, musicale, sì, un po' sì. Non avevo ancora un grande eroe del rock italiano che mi coinvolgesse così tanto. Quando ti devi confrontare con una roba ci vai direttamente, non vai a beccare subito il numero uno, no? Approfondendo un po' la sua musica e il suo mondo, scoprì questa meraviglia del rock italiano.